Ragazze, ciao ragazzi, top. Allora, niente, da Lumia che mi ha mandato mia mamma, neanche da qui riesco a fare le live. Posso riprendere a fare live perché fino a 3-4 giorni fa non potevo farne per disposizioni dell'autorità giudiziaria per la denuncia querela che c'è in corso. Posso riprendere a farle, ovviamente saranno ultramoderate, qualsiasi persona scrive per offendere verrà bloccata e buttata fuori. Chi invece scrive per argomentare fa parte, può tranquillamente scrivere argomentando. Chi offende viene cacciato fuori immediatamente. Quindi sto facendo un video. Adesso sono uscita di casa, comincia a venirmi l'affanno. Io ho questi problemi, sono questi alberi che quando viene la bella stagione, se tolgo la mano dalla fotocamera, quando viene la bella stagione cominciano a dare delle fioriture che mi fanno allergia e peggiora di anno in anno sta cosa. Quest'anno è già 2 o 3 settimane che come esco di casa comincia a venirmi la dispnea. Per le persone che non sono in ambito medico, andate sempre su Google e potete avere delle risposte un pochino. Dispnea da edema della glottide. Capisco che non tutti possiamo, sì, certo che non do per niente nell'occhio, a parte che non riesco manco a tenere sul braccio. Oggi non ho la febbre. Ah, là c'è il papà. C'è il papà di un bimbo che ho cresciuto, tra virgolette. L'ho seguito, lo portavo a scuola, gli facevo da mangiare, lo portavo a basket e tutto. Dalla seconda elementare fino alle superiori, che abita qua vicino, perché io anche tanti anni fa ho abitato per 12 anni, sempre a Garbatella. Niente, si schiatta di caldo. Ho messo questa maglietta pucciosa con le stelline. Grazie, ma Scusate, è bruttino, non so di cosa perché non ho mangiato ancora niente. con la felpa sopra perché non riesco a trovare il coprispalle. Non vi dico il bordello che c'è per sgombro trasloco. Ah, un'altra informazione, non che io sia tenuta a darla, ma volevo informare che io lo so che voi preferite l'inquadratura orizzontale, però per me tenere il cellulare così veramente è problematico. Che parlano di sfratto esecutivo e cose del genere. Evidentemente non mi avete seguito perché io ho perso una causa per la casa inagibile. C'è anche il video con tutti i disastri che ci sono dentro casa, di casa che mi hanno affittato. Casa inagibile, causa un sacco di soldi, migliaia di euro buttati in avvocati e riparazioni fatte da me, e la causa l'ho persa perché ovviamente contro un ente del genere, chi cazzo vuoi? No, la gente mi guarda giustamente male. Quindi prima di parlare, magari collegare il cervellino, certo. Mi sono dimenticata quello che stavo dicendo, non importa. Cioè, sti alberi sono dappertutto. Ciao tesoro, come stai? Posso mettere un bacino? A parte che sono allergica a questi alberi, stanno in tutta Roma. Lo so, sono allergica anch'io. Però tu? Allora, io la parete la mia, come No, io questi mi fa mancare il respiro. Che dobbiamo fare? Ciao! Mi sono dimenticata quello che stavo dicendo, non importa. Wait a moment, please. Come si mette in pausa sto coso? No, 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 questo no. Ragazzi, sto di nuovo in vlog, vi faccio vedere quanto è bella la Garbatella. Guardo il sole, tramontare, cioè più che tramontare, splende. Sulla Garbatella, yeah. Ma dove cazzo sto andando quel tuo die di là? Niente, mi stavo facendo trascinare dall'aria dei Cesaroni e stavo andando. Ma io mi domandavo l'altro giorno, no? Quando i produttori dei Cesaroni hanno fatto la serie Cesaroni, visto che era stato di recente riaperto il caso di Simonetta Cesaroni, non hanno trovato di cattivo gusto utilizzare quel cognome, visto che è stato un delitto storico che poi addirittura è riaperto nel 2008, potevano usare anche un altro nome, secondo me. Ne convieni? Sì, tu. Sì, certo.
Ah sì, lo voglio dire, lo posso dire anche pubblicamente. Nel mio gruppo di WhatsApp è stata inserita mia mamma. Ed è una persona estremamente impegnata nel sociale. Io e lei non abbiamo proprio rapporti idilliaco, però è una persona eccezionale, doveroso da parte mia dirlo. Ed è presidentessa dell'UNICEF per la provincia di Imperia e si occupa di tantissime iniziative di volontariato. Adesso lei è nel mio gruppo di WhatsApp. Ancora non sa che cosa è successo, però lo saprà anche per tranquillizzarla, perché ovviamente noi siamo così tranquilli, possiamo anche inserirci il Presidente della Repubblica nel mio gruppo, oppure tutti i polizi, Papa Francesco. Ah, era un salumiere il mio. E come mai non vendeva salumi, ma aveva tutto quello che ci deve essere all'interno di un orco, diciamo. Sì, vabbè, tesoro mio, svegliati a primavera. Adesso penseranno che sto parlando con Sara. Ciao Sara, amore. Poi la tua dedica te la meriti proprio, devo farla bene. Quando ho 5 euro mi compro un microfono dai cinesi e te la faccio bene. Non sto parlando con Sara comunque. Lo so che morite dalla curiosità di con chi sto parlando, non ve lo dico. Aspetta che devo chiedersi. Scusa, prendete qui i ticket? Ok, su tutto? Perfetto, prendono il buonipasto. Lo so che preferite la visione in orizzontale, però io uno sto morendo. E due, quanto costa il basilico? Non ridere! Ma se è possibile avere un'idea di quanto costi questo basilico, oppure dobbiamo andare sulla fiducia? Signorina, mi scusi, quanto costa il basilico? €1,99. È un'offerta? Vabbè, lo prendo a scatola chiusa, tanto il prezzo è. Ah, perfetto, grazie, 1,29, top. Ok. Fa un profumo. Ah, io crudo. Mi è arrivata un'informazione. Allora, dunque, con chi starò parlando? Da mistero, non ve lo dico, non ve lo dico. Pappa. Non è il salumiere. No, 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 non fare la dieta. Oddio, sono nel reparto carne. Guardi che belle salsicce di maiale. Leverò l'orticaria. Ah, Ricordami che mi ha finito il pepe, ragazzi. Il pepe non si dà ai bambini. È irritante anche per gli adulti. Rivolgetevi con fiducia al vostro pediatra per sapere. Oltretutto non si può neanche mangiare nel corso dell'allattamento perché si può trasmettere la parte irritante a. comunque sia, non mangiate al neonato, sì, sorry, sorry seems to be the hardest word. Sì, grazie per ho il mio correttore vocale, d'altro canto, qua il cervello. Ah, ecco, mi è partita una nevrite da freddo dalla mia spalla destra a causa delle carenze di vitamine. Se i codoni di paglia prendono fuoco non è colpa mia, eh. Cioè, se una persona sotto il video scrive c'è gente che ha i capelli che sembra una strega e io scrivo perché mi dici che i capelli sembrano una strega? Cioè, è perché io penso di avere capelli che mi fanno sembrare ad una strega, ma è il mio codone di paglia che ha preso fuoco, non è la persona che mi ha detto. Cioè, è cominciato il mio vagare. Tesoro, guarda, ti saluto perché ti spiego. Già io sai che è la mia lesione che ho quando faccio la spesa. Sto andando su e giù dallo stesso reparto, quello della carne. Quello della carne. Giochiamo a fare gli stupidi, allora gioco anch'io. Solo che quando si gioca bisogna conoscere le regole del gioco e saperle accettare, altrimenti è meglio non cominciare neanche la partita. Qualsiasi lavoro è degno e decoroso di rispetto, che sia chiaro. No, questo è fatto bene a precisarmelo, che poi qua bisogna specificare. Sì, si attaccano a qualsiasi cosa. Per.
schifo. La pasta sfoglia a 59 centesimi, mi viene il vomito solo a vederla. Ci sentiamo dopo. Sì, beh, hai ragione. Ci sentiamo dopo, tesoro. Non saprete mai chi è. Rimanete con curiosità. I just called to say I love you. Top. Allora, ancora non ho comprato niente di particolare. Core Flakes Vivi Wellness. Oddio mio, poi vi faccio il video spesa dopo. Poi formaggini, li voglio light. Ok, Spalma, non mi ispirano fiducia. Io li voglio light. Io li voglio light. Questo con le scritte in arabo, ragazzi, non ci posso credere. No. Ok, Spalma, ma ti prego. Vabbè. Mozzarelle 1,69,4. Ok. Poi i booster, quelli light con la... i booster light. Sto ancora facendo su e giù dallo stesso posto e con le stesse scarpe camminare per diverse strade o con diverse scarpe su una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai. Uova pasta gialla in offerta a 1 euro. Perché le mettono sempre a 2 euro? Aspettate, credere se qualcuno mi dirà, ti dirà che non sono più la stessa ormai. Pioggia e sole abbagliano e mordono, ma lasciano il tempo che trovano. Il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai. Sempre per sempre. Cazzo, sono gli yogurt bianchi magri, 16 centesimi. 1, 2, 3 e 4. Sempre per sempre tu. Sono a pecoronata a 90 gradi davanti agli yogurt. Ricordati, dovunque sei, se mi cercherai. Sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Io ho visto gente andare, perdersi e tornare e perdersi ancora e tendere la mano, mani vuote e con le stesse scarpe camminare per diverse strade o con diverse scarpe su una strada sola. Quest'acqua la voglio comprare. Top. Allora, adesso sto facendo su e giù invece dal reparto bio pasta. La zuppa di quinoa no, perché è piena di conservanti. Lievito naturale ce l'ho. Di mais. Aia, ragazzi, siamo in un momento critico.
non adatto all'alimentazione dei bambini, mi raccomando, è irritante. Ok. Pomodori pelati a sto prezzo mi inquietano un po', però vabbè. Ma se mi ami veramente, lasciami libero di non fermarmi qui. Non basta amare più che puoi, bisogna vivere guardando avanti a noi. Ma tutti andiamo senza bussola e senza fari, come si fa? Sempre avanti, ma fino a dove non so, che almeno ci batta il cuore. Ancora mi batte perché non ho preso la beta bloccante. Sempre avanti così. Krauti ce li ho a casa, ma sembrano un tantinello fuori stagione. Ah, sì, devo fare. C'è una confezione proprio economica. No, 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 non fare la dieta. Che a papà ti piace chi pesa. Un frigorifero per te, ma è una minaccia. Non te fa secca che papà può te ne caccia. Di nuovo a pecoronata, ma stavolta davanti alle olive. Anch'io non ho ancora mandato a fanculo, però ci siamo vicini. No, 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 non fare la dieta. Ottengi e carrella la spesa. Perché sei condizionata da taglia. E dentro specchio non te puoi manco guardare. Che cavolo sono quei cosi lì che... Scusa, quelli... Affari orientali, noodles nella scatola, al pollo, al manzo che c'erano. Sono una vaschetta con dei noodles che si mette l'acqua bollente. Ah no, non abbiamo. Non ce l'avete più? Ok, grazie. Prendo anche la pasta d'acciughe. Pasta d'acciughe. Qua ci sono i gelati, ma anche no. Sti cornettini, ragazzi, da fare, parlo di bontà, da fare al forno sono spettacolari. Se avete il tuo di, comprateli perché sono spettacolari, sono come quelli del bar. Dunque, niente, non c'è niente interessante qua nel reparto surgelato. Fritto misto pastellato che è tutta pastella, niente pesce, no. Bastoncini di verdure, no. Tutta impanatura. Bastoncini di spinaci e formaggio, vediamo la composizione. Ma no, ma non mi va giusto. Carboidrati, spinaci, farina di provento. Ma no, fanno neanche schifo gli ingredienti. Vediamo un po', li prendo se sì, però devo stare giusto nei buoni pasto perché non ho cash. Allora, io ti chiedo ancora le tue mani, ancora il tuo corpo, ancora di abbracciarmi ancora, di amarmi ancora. Che cacchio è il salamotto di qua? Salamotti, ricagnotti, solo come premio ogni tanto perché non hanno una composizione che sia adatta a dargliela da mangiare tutti i giorni. Salamotti cani presi. Ma c'è un cagnetto, oddio, oddio, ciao, ciao,
Ciao! Oh, che meraviglia! Niente, vado a pagare perché... Non può essere. Non qual è la cassa? La cassa numero 3. Ok. Scusa, ti posso chiedere ogni tanto di farmi il subtotale perché c'hai i buoni pasto misurati e... grazie. Ma preciso il buono pasto non verrà mai. No, no, non preciso, però indicativamente che non li supero di troppo. Questo qua mi sembra... Momentaneamente non ci sono. Non so se sono uguali a quelle altre là. Questo non te lo so dire. Cioè, quanti siamo? Allora, devo arrivare a 21. Aspetta. Guardami negli occhi. Ora sto per dirti che non avrò paura di restare senza te. Se adesso te ne vai, non me ne frega niente. Domani un altro giorno ricomincerò. E non avrò rancore quando parlerò di noi. Nasconderò il dolore come non ho fatto mai. Ma non mi dire adesso che ti dovrei capire. Perdonami, ma io non ti perdonerò. E vai, non ci sarà più posto dentro me. Ti giuro d'ora in poi, io non so più chi sei. Chi cazzo l'ha mai saputo? Sto tornando a casa, ragazzi. Pesa, pesa. No, 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 non fare la dieta, che a papà gli piace chi pesa. Ci vediamo dopo, ragazzi, perché la situazione qua, tra la busta e lo zaino, pesano. A dopo, top!